hai scritto un articolo quando non ti era chiaro esattamente cosa facevo. Hai ammesso che stai vendendo informazione fuffa. Ok, te l'hai messo da solo. 8 euro al mese stai vendendo informazioni non verificate. Qual è la fuffa o la truffa qui? Sono io o sei tu? Lascio, non accuso, lascio, o forse sì, lascio decidere a chi sta ascoltando questo video, ma ti invito, se tu sei con la coscienza a posto, a... Allora, cos'è un parassita? Leggiamolo su Treccani. Si definisce parassita un organismo, un'entità biologica che vive a spese di un altro organismo detto ospite, utilizzandolo come propria nicchia ecologica e affidandogli in parte o totalmente il compito di regolare i rapporti di entrambi con l'ambiente esterno. Ora, classico esempio di parassiti sono non tutti, ma gran parte dei giornalisti. I giornalisti, ok? I giornalisti. Oggi parliamo di un... chiamiamola testata, testata per modo di dire. Ok, parliamo di un tipo di giornalisti che danno della fuffa, che parlano di fuffa, ma magari, dico magari, lascio a te, che stai guardando questo video, decidere chi è fuffa tra me e questa testata, testata, ok? Ora, si tratta di un giornale online, oggi ti voglio parlare del Il Post, ok? Il Post, che è un giornale prettamente online, un giornaletto online. Ora, questo giornale avrai sentito ultimamente che c'è stata una indagine, cioè in corso adesso un'indagine dell'antitrust per alcuni definiti fuffaguru su alcune vicende. Ora, vado a prendere questa persona che ha fatto un post e ha citato il sottoscritto quando non è minimamente indagato dall'antitrust, anzi, probabilmente il sottoscritto in questo momento ha molto più seguito e più visibilità degli altri indagati, ma per qualsiasi motivo, non so per quale, lasciate decidere, non è stato correttamente indagato. Ci sarà un motivo o due secondo te? Ma questo parassita, perché così lo definisco, ok, ha preso, ha voluto prendere questa notizia, metterla insieme a me per sfruttare la mia visibilità e il mio lavoro, perché lavoro, adesso ne parliamo, 12, 13, 14 ore al giorno, come tutti i nostri ragazzi, ok, 8, 9, eccetera, per i nostri clienti. Adesso ve lo proverò, ok? Ora, il punto qual è? Che ha fatto il parassita? Vedi, oggi i giornalisti cosa fanno? La maggior parte di questi si attaccano ad una cosa. Siccome stanno perdendo, i media tradizionali stanno perdendo, come questi qui, anche se sono online, sono tradizionali, stanno perdendo, si devono attaccare ai content creator, e io non sono un content creator, sono un imprenditore, adesso ti provo perché, si devono attaccare a quelli che hanno un seguito online e lavorano a volte duramente per farlo, perché qui non ci sono follower comprati, amico mio. Ok? Se per comprati non intendi persone che paghi tutti i mesi, che lavorano, e io che lavoro con il tempo, comprati con il tempo, con i soldi delle persone, dei compensi delle persone, per aumentare il seguito e la visibilità. Ok? Ma si attaccano a questi che hanno visibilità perché è rimasta l'unico appiglio. Ma questo appiglio deve finire, ok? Perché, come vedi, sono qui, ok? Perché non ho problemi a dire quello che serve. Ora, Il Post cosa ha fatto? Ha preso queste indagini dell'antitrust e ci ha messo così tanto per l'accondito con il mio nome, che non c'entrava niente, che non c'entrava un cazzo, ok? Adesso prendiamo questo articolo e lo vediamo. Intanto, questa settimana l'autorità garante della concorrenza del mercato, più nota come antitrust, ha fatto sapere di aver avviato un'indagine su sei influencer, un'indagine su sei influencer, di cui io non ci sono minimamente, che promettono guadagni facili e certi. Già mi fermo qui. Allora, se tu sei una mente abbastanza, non ti dico evoluta perché sarebbe troppo, una mente decente, prima di scrivere un articolo vai a vedere i miei haters, ti basta guardare gli haters, e mi rompono le balle tutti i giorni perché io lavoro troppo e perché dico alle persone di lavorare troppo e perché mi alzo alle 5 del mattino e dico alle persone di lavorare più degli altri. Quindi promettono soldi, guadagni facili. Se tu sei una persona intelligente o diciamo normodotata, potresti anche guardare i video dove dico: per avere soldi e tempo devi investire soldi e tempo, soldi e tempo. Dico sempre che per andare in paradiso, con una metafora, devi prima morire, dove morire e lavorare duramente, ok? Perché questo è quello che fanno gli imprenditori, devono lavorare duramente più degli altri, ecco perché poi si godono magari, non è certo, magari si godono i frutti. E questo è quello che dico costantemente in tutti i miei video, ma lui mi ha messo in un articolo dove sono indagate delle persone che promettono guadagni facili e certi. Ok, ora andiamo a vedere oltre. I cosiddetti fuffaguru sono influencer grandi e piccoli con alcune caratteristiche. Intanto noi non siamo influencer, non abbiamo un'azienda che vende prodotti, servizi, software, consulenze. Adesso li andiamo a vedere, perché sono qui che le stanno facendo in questo momento, che riceve i clienti in sede a Milano, davanti lì c'è il palazzo della regione, ok? So se si vede da lì, vediamo, c'è il palazzo della regione e vedetela fuori, e io sono qui, mi affaccio ogni volta a Palazzo della Regione
e non siamo influencer. Gli influencer sono quelli che influenzano l'acquisto. Solitamente gli influencer sono persone che si fanno pagare da altre aziende per promuovere i loro prodotti. Noi abbiamo i nostri prodotti, ok? E mi hanno offerto più di una persona dei soldi per promuovere gli altri, perché abbiamo un po' di seguito online, un discreto seguito, ok? Ecco perché ci ho fatto l'articolo. Ma non abbiamo sempre rifiutato, perché noi abbiamo i nostri prodotti, servizi in Italia con clienti italiani, li vediamo dal vivo, gli stringiamo la mano e ti dirò di più, ci promuovono da soli ad altri clienti perché sono contenti. Succede tutti i giorni che un cliente ci promuove, un altro cliente ci fa conoscere perché è contento di quello che facciamo. Noi siamo un servizio di consulenza. Avete presente Accenture? Avete presente Deloitte? Avete presente tutte queste persone? Noi siamo piccoli versioni di queste persone qui, ok? Perché queste sono nate degli anni, decenni di anni fa, ok? Decenni fa. E noi siamo nati da poco, stiamo crescendo rapidamente, ma siamo nati da poco, ma è lo stesso tipologia di modello consulenziale, ma in più facciamo anche i lavori per i clienti, campagne internet, software, ci occupiamo anche di pianificazione fiscale per il cliente, quindi contabilità, abbiamo una sede anche operativa a Pistoia di contabilità, ok? Siamo un'azienda e imprenditori seri che pagano le tasse in modo serio e che si fanno un mazzo così per raccogliere meno di quello che dovrebbero, ok? Ora, il punto è questo, i cosiddetti fuffaguro sono influencer e non lo siamo, l'abbiamo detto, grandi e piccoli, con alcune caratteristiche che li fanno assomigliare tutti tra loro. Adesso analizziamo questa roba qui. Solitamente usano i social per vantare uno stile di vita lussuoso. Io faccio vedere, sono appassionato di orologi, è l'unica cosa che faccio vedere, non ho mai fatto vedere altro, ok? Se vado in vacanza, posto qualcosa, l'unica cosa che vedi, se guardi con me, per il 98% sono i miei uffici bianchi, perché sono sempre 15 ore al giorno in ufficio a lavorare per i clienti, ok? 1. Attraggono i follower con slogan motivazionali, riferimenti generici ai loro business di successo e li invitano a contattarli con promesse irrealistiche di guadagni facili. Ripeto, facile, io dico sempre facile, e tonnellate di video là fuori, facile c'è sempre qualcosa sotto, non è mai facile. Se c'è facile, c'è qualcosa sotto, ovvero magari la fuffa, non lo so, ok? Ma noi, io non dico mai che è facile. Non dico, con noi più veloce, con noi un supporto, magari ci metti un metà, magari un decimo del tempo, dipende, come alcuni clienti hanno fatto e mostro nome, cognome, con case di studio e parole da loro dette, verificabili perché basta chiamarli, ok? Ma facili, non lo dico mai facili, perché non è facile, lavoro 12 ore al giorno, media santo Dio, lavoro il sabato e la domenica e mi contestano anche questo, lavoro il seguito, ho fatto una vita, quindi non è facile, ok? Ora, è frequente che mostrino foto con macchine o barche costose, appartamenti, piscina a Dubai, io Dubai sputo sempre a zero su chi va a Dubai, e non è sempre, non deve essere manco sempre, che abbiamo dei clienti tra l'altro che fanno le cose per bene a Dubai. Ma io a Dubai non ci vado a pagare zero tasse, sto in Italia per dare credibilità perché mi piace stare in Italia, anche se devo pagare più tasse e le pago tutte, ok? Le pago tutte. Ora, detto questo, addirittura i video corrispondono a finte interviste, ok? Filmate in set che ricordano quelli dei podcast. Ragazzi, vi posso fare i nomi di chi ho intervistato, tanto sono pubblici. Ho intervistato La Romana, ok? Il CEO di La Romana, Massimiliano Zucchi. Ho intervistato Vincenzo Ferrieri, 100 milioni. L'altro Massimiliano, 53. FitActive, 83 milioni, ok? Ho intervistato Gran Cardone in America, 5 miliardi. Quali sono le finte interviste? Vai a chiedere, chiamali. Chiama tu che sei il capo di una testata. Testata giornalistica, chiama queste persone, adesso ti invito, aspetta perché ti invito, adesso facciamo anche il nome di chi è il direttore, basta guardarlo, ok? Chiama queste persone e dici se sono finte le interviste, finte interviste, vieni qui perché abbiamo uno studio nostro, tra l'altro tutto autofinanziato senza mai prendere un finanziamento, ok? Ora, filmate che ricordano e evidentemente le domande concordate, ok? Queste non c'entriamo niente noi, queste sono quelle indagate. Mi hai messo in un articolo, signor, adesso andiamo a vedere chi è, chi siamo, Luca Sofri, mi ha messo in un articolo e mi stai diffamando senza nessuna prova, anzi la prova è l'opposto. Stai facendo un favore a queste persone indagate perché le stai mettendo a confronto con me che non sono per niente fuffa. Ok? E a me mi stai facendo un torto perché mi stai diffamando pubblicamente, perché adesso lo vediamo e qui c'è una diffida, c'è una cazzo di diffida, ok? Dove ti chiederò i danni per questa diffamazione. Ora, andiamo avanti, anzi, anche Francesco Costa, vice direttore. Tra l'altro la vostra trasparenza è così tale, adesso arriviamo a chi è fuffa, perché la vostra trasparenza è così tale che anche se nella pagina chi siamo c'è scritto chi dirige, chi fa le cose, nell'articolo non c'è scritto chi l'ha scritto, ok? Io ci metto la faccia, you see my face? Io ci metto la faccia. Chi ha scritto l'articolo? Voglio vedere
chi ha scritto l'articolo e dove si è informato. Se no, risponde Luca Sofri. Comunque avrebbe risposto Luca Sofri di questo video. Adesso ti lancio una proposta, signor Luca Sofri. Ok? Ora, detto questo, quest'anno i Fuffaguru sono stati inseriti anche nell'enciclopedia Treccani. Andiamo a vedere l'enciclopedia Treccani. Eccola qua. Torniamo. Abbiamo iniziato proprio da te, da parassita, e torniamo a quello che tu hai accusato me di essere, ovvero fuffaguru, ok? Cosa vuol dire? Quando pensiamo alla fuffa ci riferiamo sia a soggetti e opere che disprezziamo per la loro scarsa o inesistente qualità, ma anche per la loro falsità. Ti dico solo una cosa, non c'è un singolo che... Lascia stare gli haters, ok? Gli haters. Lascia stare gli haters che non ha mai comprato da me e parlano senza aver comprato da me. Guarda chi ha comprato da me, vieni ai cazzo dei nostri eventi e guarda i clienti cosa dicono alla fine degli eventi, che sono, gli eventi sono una parte, noi non facciamo solo formazioni, noi facciamo servizi, chiavi in mano, creiamo campagne per le persone, reclutiamo e formiamo per le aziende il team di vendita, abbiamo anche grosse aziende, ok? Oppure persone che partono da zero, e facciamo anche software per creare campagne, per firmare contratti, ok? Perché sono un ex developer, sono nato da developer, mi sono fatto un mazzo così e tu mi vieni a screditare, ok? Quindi scarsa o inesistente qualità, il valore percepito di questa inconsistenza lo attribuiamo in un senso figurato anche alle chiacchiere senza fondamento. Tu dove hai visto che sono senza fondamento? Ok, adesso ti faccio vedere anche gli uffici, vediamo se sono senza fondamento, ok? I luoghi comuni, superficialità delle riflessioni senza contesto. Vai a vedere i miei video se sono riflessioni senza contesto. Vieni a vedere quello che faccio agli eventi, vieni a vedere quello che facciamo con i clienti e vediamo se e i risultati magari, perché ci sono tanti clienti con risultati, testimoniati, con nome e cognome, ripeto, i domini del sito, e non riusciamo nemmeno a metterli per quante sono tutti quanti, perché te ne potremmo stare oltre di quelli che sono pubblici, e dimmi se sono senza contesto. Ora, la fuffa è tra noi, direte, ma che male ci fa? Basta riconoscerla e schivarla, non andiamo oltre, questo è quello che mi stai accusando di essere. Ora, praticamente tu mi stai dicendo, signor, non mi ricordo manco come si chiami perché tu sai chi sono e l'ho scoperto oggi, Luca, di sicuro hai tirato la mia attenzione, ok? Luca, che sei sconosciuto praticamente ai miei occhi e io non ai tuoi, questo you see my face, ok? Mi hai dato fuffa, praticamente mi hai dato del truffatore, perché se tu vai su Treccani, fuffa guru vuol dire truffatore. Ora, in questi casi lo scopo dei fuffaguru, tu sarai fuffaguru, adesso vediamo perché, è adescare persone che sono disposte a investire dei soldi e poi chiedere di fare lo stesso con altri. Educhiamo le persone o diamo dei software o dei servizi alle persone per generare più contatti oppure per vendere meglio i propri prodotti o servizi. Abbiamo persone che vendono integratori per la massa muscolare, abbiamo persone che vendono depuratori per acqua, abbiamo persone che vendono infissi, pannelli solari, abbiamo persone che vendono formazione per i figli, per genitori e figli, abbiamo persone che insegnano l'inglese, abbiamo persone di tutti i tipi. Io non insegno quello che faccio io agli altri, ma lo capisci o no che sono una persona, un imprenditore che fa le cose seriamente e che l'unica cosa che fa è come un ristorante che fa vedere il piatto nei social e poi dici chi vuole viene a provarlo, se no mi segui online. Questo è quello che facciamo, ti metto dei pezzi di quello che faccio se vuoi venire con i nostri clienti. Questo è il sistema che attraggo attenzione chiaramente per proporre i miei prodotti e servizi, perché so che cambiano la vita delle persone, so che in una transazione, come insegno, se avessi visto quello che dico lo insegno, in una singola transazione chi ci guadagna, chi vince, lo chiamano scambio della vittoria, è il cliente, perché io tengo un po' di profitto ma il cliente ottiene un risultato che vale molto di più dei soldi che gli chiedo, ok? Quindi se tu non hai capito questo, lo stai facendo anche tu, attiri attenzione, ma la domanda è: il cliente finale dei tuoi abbonati, che adesso ci arriviamo, dei tuoi abbonati, e guardiamo anche il tuo utile, dei tuoi abbonati, riceve un'informazione che vale il valore di quegli 8 di cazzo euro che gli chiedete ogni singolo mese? Ok, che vi fa fare 1.600.000 di utili solo nel 2022? Andiamo a vedere. La domanda è: voi vendete notizie verificate? Perché da quello che leggo in questo articolo, che credo sia gratis questo, e mi sembra un po' uno specchietto per le allodole, per dire vieni ad abbonarti che ti diamo altre notizie come queste. Ora la domanda è: queste notizie sono verificate, sono fondate o no? Perché lo scopo di un giornalista dovrebbe essere, credo, quello di scrivere cose su cose verificate. Dimmi dov'è la tua cazzo di verifica, perché sinceramente basta guardare online e ti sei contraddetto da solo quando mi hai messo in questa cosa qui, ma non ci siamo ancora arrivati dove mi hai messo. Ora, altra cosa importante, molte testimonianze sono di genitori che chiedono aiuto su come convincere i propri figli minorenni a non credere a questa influencer. Ragazzi, noi abbiamo 80% persone sopra i 30 anni,
ok, probabilmente 70% sopra i 30 anni. Abbiamo anche molte persone che vogliono diventare venditori per le aziende che serviamo, perché ci seguono, ci stimano per la vendita e vogliono fare anche quello. Abbiamo anche dei giovani venditori che guadagnano con noi, ogni tanto li facciamo vedere, ma io non ho ricevuto mai nessuna lamentela da genitori che dicono: oh, mio figlio l'avete addescato. Ma qual è la lamentela? Noi abbiamo persone, imprenditori che vanno o partono da zero oppure arrivano anche a 26 milioni, 100 milioni arrivano da noi e ci chiedono di collaborare con loro. Abbiamo anche molti volti noti tra TV in alcuni casi oppure tra persone di spicco nei social che vengono da noi e fanno già qualche milione e vengono da noi. Ma non abbiamo ragazzini, non è il nostro core business avere i ragazzini. Li vogliamo aiutare, ci stimano, sicuramente li vogliamo aiutare e stiamo creando sempre più prodotti anche per loro. Ma il nostro core business, adesso le percentuali esatte non ce le ho qui sotto, ok? Ma il nostro core business sono con persone che sono più adulte, di solito dai 27 in su, ma la maggior parte sopra i 35, ok? E di nuovo, qui dice che queste persone sono protette perché vivono a Dubai. Io non sono a Dubai, io sono in Italia per scelta, per essere credibile, per far vedere che le faccio le cose in modo etico. Se io parlo di vendita, non vuol dire che prometto cazzate, parlo di vendita, strategia di vendita. Ti dico come rispondere a un'obiezione, è una cavolata? Nei social, ok? Ti prometto chissà cosa, magari ti faccio vedere dei risultati, perché chiaramente si fanno vedere anche i risultati. Giustamente, se io vado a fare un trattamento per le unghie, insomma, mia moglie va a fare il trattamento per le unghie, vuol vedere il risultato prima e dopo. Giustamente, come verranno le unghie? Semplicemente quello, ma non è che prometti, non si può garantire. Ah, anche questo, io non garantisco mai risultati. Infatti, nei miei percorsi di vendita dico che chi garantisce i risultati non sa vendere. Invece i risultati non si possono garantire, non solo per legge, ma nella vita in generale. Perché se ti garantisco che fai, perdi 10 kg fra 10 mesi e tu muori, o io muoio, oppure esplode il pianeta, non lo raggiungi, o ci sono varie variabili. Quindi chi sa vendere facendo capire la verità al cliente, ovvero che in qualsiasi investimento tu possa fare, di tempo, di soldi, qualsiasi cosa, non esistono garanzie. Allora, continuiamo, perché qui viene il bello, una parte più interessante di tutti, perché lui stesso, questo signor che mi dimentico il nome sempre, Luca Sofri, lui stesso ammette, o chi ha scritto l'articolo, perché non si sa chi è che ha scritto l'articolo, trasparenza, no? Non è mai chiaro, a te non sarà mai chiaro che non hai guardato prima di scrivere l'articolo, non è mai chiaro però cosa abbia venduto Freddy per arricchirsi prima di cominciare a fare corsi in cui insegna come vendere e arricchirsi, ok? Allora, intanto io posso essere anche un venditore, posso essere una persona che sa fare una cosa e poi insegna agli altri o dà consulenza agli altri per arricchirsi. Ma tra l'altro la vendita, se tu avessi guardato minimamente, noi non facciamo solo vendita, facciamo marketing, vendita, costruzione, HR, aiutiamo le aziende con l'HR, software e soprattutto le aiutiamo in consulenza con questi servizi, con tanti servizi e prodotti differenti a seconda di quanto uno va ad andare veloce o cosa deve fare. Ora, io sto facendo imprenditoria, come mi arricchisco? Sono cazzi miei, ok? Intanto. E non sono solo cazzi miei, perché sono anche là fuori. Se tu vieni a miei programmi e ti fossi informato, tu mi stai, hai praticamente ammesso che non ti è chiaro prima di hai scritto un articolo quando non ti era chiaro esattamente cosa facevo. Hai ammesso che stai vendendo informazione fuffa. Ok, te l'hai messo da solo, praticamente qui dentro c'è, ok? Ora, in più, la chiamata a freddo per convincere ad acquistare qualcosa. Intanto per me la chiamata a freddo è anche chiamare un lead caldo. Una volta c'è anche un reel dove chiamo mia mamma per spiegare il concetto, tra l'altro, ok? Ma a parte questo, la chiamata a freddo è una delle cose. E non le insegniamo solo come scrivi ai ragazzini giovani, le insegniamo anche a persone da 60 anni. Infatti abbiamo un venditore che ha 66 anni in questo momento, ok? La diciamo ai imprenditori che la usano o formiamo il loro team e le facciamo aumentare le performance del team, imprenditori che vendono prodotti fisici o non e che cambiano la vita delle persone. Ora, la mia domanda è: tu come ti sei arricchito con 1.600.000 di utile vendendo queste informazioni non verificate per tua stessa praticamente ammissione, ok? Ora, poi dice, ecco qui, questa cosa interessante, mi metti in un articolo di persone indagate dall'antitrust quando io non lo so, non lo ripeto. Freddy vende comunque corsi online, consulenze reali e le sue convention sono molto partecipate, linkando i miei video dove si vede proprio la prova che siamo reali, non siamo a Dubai e stringiamo la mano alle persone che ci vedono fisicamente. Incredibile, ok? Questo articolo, dico, c'è della fuffa in questo articolo, ok? Ora, la mia domanda è questa. Luca. Intanto qui parte la diffida e ragazzi qui sono danni, perché un po' di visibilità con questa roba, fuffa, ok? Perché non è verificata, ce l'abbiamo. Ma la domanda è questa. Intanto Luca, ti invito, visto che mi sa che sei a Milano, se non erro, ti invito a te anche Francesco Costa, che dorebbe essere il vice direttore, non so che vuoi, e chi ha scritto l'articolo, perché non si sa chi ha scritto l'articolo, ok?
a venire qui, venite qui, adesso facciamo un tour veloce di quello che facciamo, perché sono persone lì in consulenza che stanno lavorando per i clienti, ok? A venire qui e dirmi esattamente da dove avete preso le informazioni, altrimenti questi 8 euro al mese, andiamo a vedere, perché abbonati, in fondo c'è scritto abbonati, ok? Io clicco sul tasto abbonati, andiamo a vedere cosa mi chiedi. Mi chiedi 80 euro all'anno, 8 euro al mese, che possono sembrare pochi. Sì, tanto facciamo tantissime persone, ci romperanno meno le scatole. Ma no, perché quando pesti piede qualcuno che non ha niente da nascondere, che fa le cose in modo etico, te lo dice. 8 euro al mese, stai vendendo informazioni non verificate. Qual è la fuffa o la truffa qui? Sono io o sei tu? Lascio, non accuso, lascio, o forse sì, lascio a decidere a chi sta ascoltando questo video, ma ti invito, se tu sei con la coscienza a posto, a venire qui col tuo vice direttore e vedere quello che cazzo facciamo davanti al palazzo della regione. Perché siamo qui, rinquadra per favore di là di nuovo, davanti al palazzo in pieno centro a Milano, visibile a tutti, siamo qui e mostriamo esattamente a tutti quanti, anche agli haters che commentano a cavolo, quello che facciamo ogni singolo giorno. Documento anche quando vado al bagno praticamente e lo buttiamo là fuori. Ecco perché abbiamo questa visibilità, ecco perché secondo me, sfruttando il nostro duro lavoro, tu ti vuoi arricchire con informazioni peraltro false. Ora, se scrivi le informazioni giuste su di me, quello che dico sempre, va bene, ma non scrivere il falso, perché questa è, ripeto, diffamazione. Ora, l'invito è andato, mostriamo, ci mettiamo un'altra persona che non c'entra niente con voi qui dentro, perché la categoria è ampia dei giornalisti parassiti. E qui vediamo che secondo me è una fan, Mau, M-O-U, Mega, se che manco si pronuncia, Mau, che roba è, ok, che roba è. Ah, ci sono alcuni clienti che ci hanno postato questo articolo di questa ragazza che almeno mette il nome, è meglio di voi, perché mette il nome, ok, è meglio del post, almeno mette il nome, che si chiama, andiamo a vedere come si chiama, eccola qua, ha scritto un articolo proprio Fuffaguru, Giacomo Freddi, il Fuffaguru, perfetto, questa è diffamazione, Treccani, diffamazione bella e buona, ma il bello è che non so manco scrivere, sta facendo un discorso come se fosse ubriaca alle 3 di notte e non sa cosa fare, ah, parliamo del più e del meno, tra parentesi e boh, ma almeno impara a scrivere, almeno prima di scrivere una diffamazione bella e buona, abbiamo già mandato la diffida, giusto? Abbiamo già mandato la diffida, ok? Quello che fa, almeno informati, almeno sii chiaro. Allora, la mia idea è questa, o anche tu sei parassita, come sicuramente è, oppure magari mi sogni la notte perché ti piace così tanto, ma devi sapere, oppure già sa, è per questo che ti ubriachi la notte e ti metti a scrivere, che io ho già una moglie e l'amo da impazzire, perché tra l'altro, in tutto questo mi sono dimenticato, non dite mai che io, oltre a dire i numeri, oltre a dire vendi di più, fai più fatturato, io dico sempre che chi vince il cliente, che ha un impatto più forte sul mercato, ovvero nel cambi la vita delle persone, e che amo tre cose nella mia vita, ok? Il mio benessere, il lavoro, il mio team, i clienti, quindi sono 4, 5, la famiglia. Tutte allo pari livello, questo lo dico sempre, però questo non lo dite mai, non lo dite mai. Perché? Perché volete parassiti, mangiare sul sentiment delle persone, volete andare lì a mettere zizzania perché sapete che ci sono gli haters e volete far girare gli haters. Ragazzi, allora, diciamo a tutti quanti come funziona il modello del giornalista. Allora, il giornalista non guadagna un cazzo se non ha visualizzazioni, perché il giornalista è un influencer. Cosa fa? Fa visualizzazioni e vende inserzioni a persone come me. Come me, sai le volte che ho messo AdSense, se sapete cos'è Google AdSense, ho messo le inserzioni su delle testate, su dei blog di persone che creano contenuti, ok? Quindi il giornalista è, per definizione, in molti casi quando dice le cose false, quindi in molti casi, come in questi due soli casi che ho preso, ce ne saranno molti di più che non ho visto, per definizione il parassita per eccellenza, che vende fuffa perché vende informazioni come questi due articoli non verificate. Queste persone non hanno comprato da noi, non sono venute a vedere cosa facciamo, non hanno mai comprato niente, non hanno mai visto un evento e scrivono senza sapere. Tra l'altro si contraddicono esse stesse lì dentro, oppure scrivono in modo ubriaco come la signorina che anche qui c'è il viso ma non c'è il nome, se non erro. Veronica Tommasini. Arriva anche a te, arriva la diffida. Cioè, voglio dire, se tu mi fai un articolo e lo promuovi scrivendo cazzate mentre sei ubriaca di notte, non lo so, immagina, provo a immaginare, mentre sei ubriaca perché mi pensi la notte, ok? Allora, questo è quello che succede, che ne paghi le conseguenze. Ora, il punto è questo, intanto, Veronica, manco ti invito, tanto ormai la diffida è già partita. Questa partirà, perché l'ho appena firmata, ok? E Luca Sofri, se non erro, e non mi riesco a ricordare il nome perché proprio è una mia cosa personale, forse Luca Sofri e l'altro, venite qui. Ora, andiamo a fare un giro
i nostri uffici. Andate a vedere, vediamo se questa è tutta fuffa. Allora, intanto, questo ufficio qui in centro a Milano, sulla zona più costosa d'Italia praticamente, è un ufficio che gli altri non hanno, ok? Andiamo a vedere. Allora, intanto abbiamo qui questi ragazzi, venite a vedere, questi ragazzi stanno dando, questo è il reparto operativo, sai cosa vuol dire per noi operativo? Vuol dire che stanno dando un servizio a tutti i clienti, questi lavorano full time, ok? Per dare un servizio esclusivamente ai nostri clienti, c'è uno di là, ok? Ci sono qui davanti due ragazze, qui. Poi c'è qualcuno, siamo a luglio, quindi c'è qualcuno in ferie tra l'altro. Ci sono a casa da remoto che non li vedi. E poi ci sono queste persone qui. Ma vieni ancora, anzi, vieni di qua. Questo qui, tutto autofinanziato. Ok, cosa vuol dire autofinanziato? Sono partito da zero, senza manco mai prendere un finanziamento, chiedere prestiti a nessuno, tutto autofinanziato facendo un culo così. Ok, fino ad arrivare dopo anni a creare un team. A creare un team e capire come funziona alcuni processi per poi insegnarli agli altri, ok? Ma lo facevo anche in altri mercati, ma non te lo dico, devi venire ai nostri eventi a capire la mia storia, perché lavoravo su altri settori, ok? Ora, il punto è questo. Questo qui è finto, è un green screen, vieni a vedere, questo è un green screen, questo dove facciamo le dirette? È un green screen o ti sembra vero, ok? Andiamo a vedere di qua, andiamo a vedere. Vieni con me. Questo, vedi, l'ufficio è finto, ok? È finto, è Dubai, andiamo a vedere. Andiamo di qua. Qui adesso c'è qualcuno in pausa, qui c'è una riunione di altre due persone che stanno seguendo i clienti e di là ci sono i sales che non andiamo a disturbare perché stanno vendendo, fanno quelle che voi chiamate chiamate a freddo, convincere le persone. Noi sai quando convinciamo le persone a acquistare da noi? Quando noi siamo convinti, questo dovrebbe essere per tutti, siamo convinti che quel prodotto serve più il cliente che noi e gli cambia la vita, altrimenti non lo facciamo. Ora, la domanda è questa, a tutti gli haters che siete lì, e guarda caso un'altra cosa che vi dico, gli haters sono tutti maschietti, ma perché? Perché vi volete così umiliare? Sono sempre o web designer o persone che lavorano online che rosicano perché noi stiamo facendo bene, oppure sono maschietti. C'è una donna ogni milione di haters, ma per quale motivo? Ma parlate di me tutte le volte. Uno, due, chi è fuffa? Ok, chi è fuffa? Vieni qui Luca si chiama? Luca Sofri, vieni qui, vieni a capire quello che facciamo, vieni a vedere in qualsiasi momento, tu suoni, ok, ci scrivi, ti mando l'indirizzo, tu suoni, vieni su in qualsiasi momento, mi scrivi anche un minuto prima, sono qui, ok? Anche più degli orari di ufficio, sono qui perché noi lavoriamo in media 8-10 ore al giorno per i clienti, io anche di più, ok? E c'è qualcuno che lavora anche di più qui dentro, anche più di me. Quindi il punto è, chi è la fuffa? Lascio voi decidere. Sono i giornalisti che vendono informazioni non verificate, quindi attenzione a cosa comprate, ok? Oppure sono io che vi ho mostrato tutto questo e sarò pronto a mostrarvi qualsiasi cosa ogni volta che volete. Scrivete nei commenti.